E dunque iniziamo il nostro dibattito, l'ultimo di queste cinque serate assieme ai cinque candidati a sindaco per la città di Chieti, con Diego Ferrara, candidato di centrosinistra. Allora, iniziamo subito il primo giro di domande da Alfredo D'Alessandro, prego. Sì, grazie. Dottor Ferrara, come è maturata la sua candidatura, diciamo, cosa l'ha spinta, qual è stato l'elemento determinante che l'ha fatta scendere in campo? Ma innanzitutto una passione per la politica che è retrodata dalla mia giovinezza, dagli anni dell'università. Poi c'è stato un lungo periodo di tregua per motivi professionali e familiari, fin quando cinque anni fa sono stato, come si usa dire, folgorato sulla via di Damasco dalla passione e dalle insistenze di un caro amico per candidarmi come consigliere comunale in una lista civica. Ebbene, da lì ho iniziato la mia attività politica come consigliere comunale di minoranza. Sono stati cinque anni per me fantastici per tanti motivi. Prima di tutto da un punto di vista intellettuale e cognitivo, perché mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze, oltre che accanto a quelle mie professionali specifiche, tante cose di cui io sentivo solo dire. Ho avuto modo di avere diciamo l'amicizia di tantissime persone, conoscenze e amicizie di tantissime persone, anche e forse soprattutto tra gli avversari politici, e questa è stato un arricchimento umano veramente notevole che io mi porterò sempre dietro. Se non che dopo questi cinque anni, nel corso di una riunione politica nel febbraio di quest'anno, a mia quasi insaputa, diciamo, viene fatto il mio nome come possibile candidato sindaco. Sono rimasto meravigliato e non voglio essere ipocrita nel dire che non mi abbia fatto piacere. E in quel momento mi sono sentito investito di una responsabilità. Dopodiché a marzo è accaduto quello che è accaduto, i cluster virali del Covid mi hanno fatto fare un passo indietro, perché essendo medico di medicina generale sono stato in prima linea con i miei pazienti. Nel mese di maggio la mia candidatura è stata ripresa da più persone e da più gruppi, e ho deciso di mettere la mia faccia e la mia professionalità in questo progetto. La motivazione fondamentale è che io sono nato a Chieti 66 anni fa, ho sempre vissuto a Chieti, quindi studiato e professo la mia attività di medico appunto da più di 40 anni. E mi piace sempre utilizzare questo aforisma: faccio parte delle pietre della strada di Chieti. Allora, visto che ha citato questi cenni biografici, andiamoci a vedere la scheda che ha preparato il nostro Giuseppe Dintino, la scheda del candidato, prego. Pietro Diego Ferrara nasce a Chieti il 26 giugno 1954, coi suoi 66 anni è il candidato sindaco più stagionato di queste amministrative. Marito, padre e nonno, Ferrara si diploma all'istituto magistrale nel 1972, da qui la decisione di studiare medicina fino a ottenere la laurea nel 1979 presso l'Università di Chieti. Dall'anno successivo Ferrara, specializzato in medicina interna, svolge ininterrottamente la professione di medico di base nella città che gli ha dato i natali. Parallelamente alla famiglia e al lavoro, Ferrara si impegna anche in politica, infatti è l'unico tra i candidati che già siede nel Consiglio Comunale Teatino, in cui entra nel 2015 con la lista civica Chieti per Chieti.
Ad inizio di quest'anno Ferrara surclassa il capogruppo in comune di Chieti per Chieti Luigi Febo, aggiudicandosi il sostegno della coalizione di centrosinistra nella candidatura a sindaco del capoluogo teatino. Candidatura che però ritirerà presto. A marzo infatti, quando l'emergenza Covid diventa realtà quotidiana, il Consiglio dei Ministri decide di promulgare il lockdown, Ferrara sceglie di fare un passo indietro per dedicarsi esclusivamente alla professione di medico. Ho dovuto scegliere tra una candidatura diciamo politica e un qualcosa che invece era nel mio essere dopo il giuramento di Ippocrate. Non ho avuto dubbi su quello che avrei dovuto scegliere. In questo momento i miei pazienti hanno bisogno di me. Le elezioni però vengono rinviate da giugno al 20 e 21 settembre e ora che la situazione epidemica appare meno preoccupante, Ferrara è di nuovo in corsa e ufficialmente lui il candidato sindaco del centrosinistra. E sono stato veramente onorato e orgoglioso di essere stato richiamato a ricoprire questa candidatura. L'area politica di centrosinistra, che fino a non poche settimane fa si sentiva un po' orfana di una sua rappresentatività, possa trovare in me un valido candidato. È sostenuto dal Partito Democratico, dalle liste civiche Chieti per Chieti, Ferrara Sindaco e La Sinistra con Diego. Parla con me è lo slogan della sua campagna, la casa dell'ascolto, il nome che dà la sede elettorale. Diverse le proposte inserite nel suo programma, tra tutte quella di istituire, per la prima volta nella storia di Chieti, un assessorato che si occupi esclusivamente di intercettare fondi dell'Unione Europea, ormai fondamentali anche per l'economia delle realtà locali. Un assessorato per le politiche europee, in quanto la nostra città avrà bisogno di soldi per rinascere e per ricostruirsi. Allora, così abbiamo completato il quadro biografico e non solo di Ferrara. Continuo io con una piccola domanda ancora politica sul rapporto col Movimento 5 Stelle. Allora, con i 5 Stelle, sia personalmente che come coalizione, abbiamo avuto sempre un dialogo dall'inizio della campagna elettorale. Certo, i dialoghi non sono mai facili, sono sempre irti di difficoltà, figuriamoci anche all'interno, no, delle coalizioni. Però c'è stato sempre questo dialogo. Quando si poteva creare un'unica lista, un'univoca modalità di affrontare questa campagna elettorale, sia io che Luca Micone eravamo andati oltre, un po' oltre temporalmente parlando, nel senso che avevamo già dato la nostra disponibilità, avevamo come candidati sindaci, avevamo aperto le sedi elettorali, quindi non c'era più margine di tempo per fare una fusione. Però il dialogo con loro è aperto e proficuo, perché al di là di quello che è a livello nazionale, diciamo che su tantissimi punti la pensiamo uguale. E quindi mi pare di capire che se si dovesse andare al ballottaggio potrebbe esserci anche lì una convergenza proprio in quel momento. Guardi, io non solo lo auspico, ma lo credo fermamente. Perfetto, proseguiamo con la domanda di Giuseppe Dintino. Come ricordavo nella scheda, Ferrara, lei è l'unico tra i candidati che attualmente siede nel Consiglio Comunale, quindi dovrebbe essere anche colui che ha maggiormente contezza della situazione amministrativa. Immagino ovviamente che il suo non sia un giudizio positivo sull'amministrazione uscente, ma tra tutti, qual è secondo lei l'errore più grande che ha compiuto in questi anni di Primio e in che modo le intende cambiare la rotta? Ma guardi, secondo me l'aggettivo o il modo migliore o peggiore, a seconda dei modi di vedere, con cui l'amministrazione uscente può essere definita è l'immobilismo. L'immobilismo e la indifferenza nei riguardi
dei problemi della città. E qui potremmo stare ovviamente fino a questa sera a parlare, però poiché, ed è probabile che nel prosieguo del nostro dibattito si farà menzione di alcuni punti specifici, vorrei sottolineare quelli che per me sono stati più dolorosi, cioè le mancanze legate a immobilismo e indifferenza che hanno contribuito a determinare delle mancanze più dolorose, soprattutto nei riguardi delle fasce più vulnerabili della nostra società. Anziani, malati cronici, ma soprattutto le famiglie con pazienti, con familiari disabili. Le posso dire, le posso elencare una serie di problematiche che sono sorte. Dal ritardo con cui a queste famiglie arrivavano gli assegni di disabilità, il ritardo enorme e ingiustificato nella individuazione di un edificio o di più di un edificio che possa rappresentare il durante e dopo di noi, che è una cosa vitale, fondamentale per queste famiglie. La chiusura di 3 asili nido su 4, la chiusura di centri ricreativi per anziani e adolescenti, l'interruzione del servizio di scuola bus, la mortificazione dell'attività di Chieti Solidale, dell'assistentato sociale di Chieti Solidale, con la penalizzazione anche professionale di chi ci lavora. Questo, ripeto, l'immobilismo determinante, le mancanze su quest'ambito per me vitale, perché sia per deformazione professionale che per formazione etica e anche ideologica, le fasce vulnerabili, le persone che hanno bisogno in una società, sono il primum, la prima cosa che un'amministrazione pubblica deve fare. E apro e chiudo una parentesi. Tra le altre cose, questi soldi, chiamiamoli così, che servivano per il sociale, sono soldi e sono fondi inalienabili, cioè che non possono essere stornati. Ci sono da parte dello Stato, della Regione, a cascata arrivano al Comune, e arrivati al Comune tu non puoi utilizzarli momentaneamente per altre cose che ritieni più importanti e non dai l'assegno alla famiglia con disabilità che deve comprare delle cose che costano anche centinaia di euro e devono anticipare con i loro soldi. Non puoi chiudere 3 asili nido su 4 e mettere in ginocchio famiglie intere. Tra l'altro, tutti questi disagi ricadono sulle spalle delle donne. Le donne sono le eroine del nostro tempo, sono quelle persone caparbie. Io ne ho conosciute tantissime, ci sono nelle mie liste donne che hanno ragazzi disabili come figli. Sono donne eccezionali che si portano dietro le pene e i pesi delle loro famiglie, e loro sanno che non saranno mai da me lasciate sole, mai e poi mai. Alfredo D'Alessandro. Ecco, lei è entrato nel vivo di una serie di problemi importanti. Se venisse eletto sindaco, diciamo, quale sarebbe il primo di questi problemi, dal suo punto di vista naturalmente, da affrontare e tentare di portare a soluzione? Allora, guardi, io cercherei, se possibile, di correggere il soggettivo con il plurale, nel senso che sempre tutti mi chiedono quale sarà la prima cosa. Non è possibile fare una cosa sola. Allora, io parto da questo presupposto, che pregiudizievolmente, proprio perché, come il giornalista prima aveva ricordato, ho fatto 5 anni di consigliatura e ho vissuto in consiglio comunale le battaglie per la trasparenza del bilancio,
che la giunta di Plinio portava avanti cocciutamente come un qualcosa di splendido, nonostante i pareri negativi e continui dei revisori dei conti. La prima cosa pregiudizievole del prossimo sindaco è quello di fare una ricognizione attenta delle risorse finanziarie e immobiliari del comune, per poter, come ho detto in un altro dibattito, scoprire questo vaso di Pandora che non tutti conoscono. Io ne conosco una gran parte, e rimboccarsi le maniche per vedere di poter fare. La seconda cosa è quella di creare un settore delle politiche comunitarie fatte di persone, di funzionari, di direttori di ufficio capaci di fare progetti europei e intercettare i fondi europei per rigenerare questa città. E infine, cosa che non tutti dicono, rivitalizzare professionalmente questo comune. Non tutti sanno che a fine del 2020 andranno in pensione altre 30 persone e l'organico starà al di sotto di 300 persone. Noi perderemo al comune di Chieti la memoria storica. Ieri mi dicevano che all'ufficio di assegnazione delle case del comune, un'impiegata, perché non so se sapete che mi ricordo quanti mesi fa furono trafugati e rubati computer in questo ufficio, e praticamente è rimasto il cartaceo e la memoria storica dell'impiegata storica di questo ufficio, che è andata in pensione. Quindi il prossimo sindaco e la prossima amministrazione che voglia fare le nuove graduatorie per l'assegnazione delle case e quant'altro, veramente non sappiamo a chi rivolgerci. Quindi ricognizione delle risorse finanziarie e immobiliari, creazione di un settore per i fondi europei e rivitalizzazione con concorsi e selezioni per il personale del comune. Questa è la prima cosa. Ora, se devo rispondere a una domanda, mi fermo qui. Però, se posso ampliare il discorso, ovviamente ho sempre detto che la mia azione sarà rivolta alla cura delle persone, dei cittadini, e alla cura della città, in contemporanea, però con un approccio ovviamente diverso. Per la cura alle persone torno al problema di prima, le fasce vulnerabili. Io non posso vedere più. Vorrei fare degli esempi anche commoventi, accaduti e che accadono continuamente anche nel mio studio, dove i miei assistiti mi dicono: dottore, non mi prescriva farmaci non mutuabili perché non posso comprarmeli. Non posso comprarmi farmaci che costano un certo ticket, importanti per la loro salute, perché non arrivo a fine mese. Ecco, io queste cose non le posso e non le voglio sentire più a Chieti. Bisogna che si faccia tutto il possibile per aiutare e supportare queste persone. Ripeto, ho parlato prima dei malati cronici. Mi ricordo che durante il lockdown anziani che non avevano neanche parenti che andassero in farmacia a comprare i farmaci, io e un gruppo di medici come me andavamo a prendere le medicine e gliele portavamo. I disabili e i malati psichiatrici, le famiglie dei malati psichiatrici che non sanno a chi rivolgersi, perché quantunque esistono presidi importanti istituzionali della ASL, come il CSM, il Centro di Salute Mentale o l'ospedale, questi pazienti poi vengono rigettati nel territorio, e i genitori che mi vengono a dire: speriamo che mio figlio muoia perché io non lo posso vedere più in questa maniera.
una qualunque persona, un qualunque sindaco, la prima cosa è dare ascolto e tempo a queste persone. Per quanto riguarda la cura della città, a tutti quelli che abitano a Chieti è noto lo stato della nostra città. Io per andare in ambulatorio passo per via dell'Ollis, che è un cimitero di negozi chiusi, sfitti, diventati ricettacolo di pattumiere, strade sporche di deiezioni di animali e di piccioni mai pulite. Cosa voglio dire? Che la prima cura è quella del decoro di questa città, e il decoro può essere declinata in tantissime voci e in tantissime cose, appunto da strade pulite, ben asfaltate, senza le buche, da aiuole ben sfalciate, i marciapiedi che devono essere risistemati e prive di barriere architettoniche, i negozi aperti o sfitti che abbiano un loro decoro e una loro pulizia, il programma cromatico di un piano regolatore affinché i palazzi della nostra città non stridano tra di loro con colori contrastanti. Questo per stare proprio nel breve. La viabilità. Abbiamo parlato, e qui dovrei togliere il solito sassolino dalla scarpa, nel master plan regionale c'erano i fondi per costruire la metropolitana di superficie o la funivia che metteva in comunicazione Chieti Bassa e Chieti Alta e viceversa, e quei 9 milioni di euro sono stati cancellati. I parcheggi. Chieti deve essere una città facile da raggiungere, quindi potenziare i parcheggi che ci sono, costruirne altri, perché con un altro programma che ho io, che è quello del turismo culturale, Chieti deve rivivere. Allora, abbiamo messo parecchia carne al fuoco, poi magari su alcuni di questi temi torneremo. Io adesso, come ho fatto con gli altri candidati, le faccio sentire, ascoltare una domanda che arriva dalle persone, dai cittadini che abbiamo incontrato a Chieti. Più che una domanda è una considerazione che le darà modo forse anche di dire la sua rispetto al momento politico in generale che si sta vivendo. Allora, per la regia e la clip numero 11, sentiamo. Sindaco di oggi non può fare niente. Dice che non è il sindaco che decide sul territorio. No, non decide più niente, perché i finanziamenti devono tornare dallo Stato, lo Stato non arriva. Quindi un po' qual è il ruolo del sindaco? Niente, è solo una responsabilità. Insomma, c'è anche chi tra i cittadini di Chieti è sfiduciato dalla politica, insomma, un po' in generale, chiaramente non soltanto dal sindaco, ma il sindaco poi è il primo presidio che il cittadino ha davanti a sé delle istituzioni. Prego, se vuole dire la sua. Assolutamente sì. Allora, guardi, questo mantra della sfiducia nella politica, chi di noi non l'ha, alzi la mano chi di noi non l'abbia nella propria vita finora ripetuto, perché probabilmente siamo stati abituati negli anni, nei decenni, a tanti cattivi esempi. È anche vero, e questo lo posso veramente sottoscrivere, che si possono fare tante cose buone in politica, e chi la fa disinteressatamente, quindi chi, per esempio, come me, la fa sapendo di non vivere di politica, ma anzi molte volte rimettendoci come tempo, non solo economicamente, ma anche come tempo, come immagine. In questi ultimi giorni molti miei pazienti si stanno lamentando del fatto che ovviamente c'è un po' di mia assenza in ambulatorio, quantunque mi faccia sostituire bene. E dicevo, se la fai bene la politica, e farla bene significa solo avere come obiettivo il benessere dei tuoi cittadini, si possono fare grandi cose senza pensare né di spendere molto e né di arrovellarsi. È chiaro che
questo lo sottolineo, ma penso che tutti i sindaci e i candidati sindaci lo sappiano, che il sindaco da solo può fare ben poco, non che non faccia nulla, ma può fare ben poco. Quindi è molto molto importante la squadra che si forma e che si porta dietro. Io ho la fortuna di avere già una squadra fortissima di persone non solo competenti, giovani e molto amiche tra di loro, quasi una famiglia, e sono certissimo che al momento dell'insediamento come sindaco non sarò tirato dalle maniche della giacca per accontentare l'uno o l'altro. Quando andremo ad amministrare questa realtà, questa città, saremo trasparenti. Infatti ho detto che il Palazzo d'Achille sarà un palazzo di vetro, aperto a tutti i cittadini, e soprattutto non ci saranno guerre intestine. Giuseppe. Chieti Scalo, Chieti Alta, sembrano due comuni differenti, anche a detta un po' di chi li abita, però entrambe le parti della città saranno chiamate a giudicarla, eventualmente ad eleggerla. Sì. Tutti i candidati sindaco si propongono di riunire Chieti alla sua vocazione, no? di capoluogo unico, quale sì. effettivamente è. Ma sì. poi nella pratica come si formalizza questa unione tra due zone, prima di tutto che subiscono un gap infrastrutturale ma anche sociale e culturale? Certamente, allora io già da diverso tempo parlo di Chieti e Chieti Scalo come città unica. So che potrebbe essere una banalità al limite, oppure un'ipocrita scelta diciamo lessicale legata al momento elettorale. Sinceramente mi permetta di credermi, non lo è. Io vivo entrambe queste realtà proprio per motivi professionali. Conosco le problematiche di Chieti Scalo e so che molte cose devono essere risolte, però sempre nell'ambito di una visione di città unica. Intanto la stessa viabilità, sia la viabilità interna alle singole diciamo realtà orograficamente differenti, quindi Chieti Alta e Chieti Bassa, deve essere rivista e sicuramente migliorata. Deve essere attuata la cosa di cui parlavo prima, un collegamento veloce tra le due zone, quindi o con una funivia, una teleferica, o con una metropolitana di superficie, però questo progetto deve andare avanti, perché la comunicazione tra Chieti Bassa, l'ospedale, l'università e Chieti e viceversa è fondamentale. Discutevo con un amico su questa dualità apparentemente sottile, e cioè che Chieti Scalo ha una vocazione commerciale e un'aspirazione culturale, Chieti al contrario ha una vocazione commerciale e un'aspirazione commerciale e una vocazione culturale. Ebbene, tutto quello che è possibile fare sia sul piano commerciale che culturale deve coinvolgere contemporaneamente, nella stessa misura, ambedue le realtà. E le faccio un esempio. Io credo molto nel turismo culturale. E il turismo culturale per me è un eccezionale volano economico. Ho visto in alcune città d'Italia, in altre me lo hanno riferito, ho visto a Pesaro, perché conosco l'amministrazione comunale di Pesaro, ho visto a Rimini, a Modena, in altre città dove fanno dei piani strategici pluriennali coinvolgendo le associazioni culturali, le associazioni di categoria, gli urbanisti,
e i cittadini e dicono cosa vogliamo fare per questa città. Anche a Chieti io voglio fare la stessa cosa. Innanzitutto reeditare la consulta delle associazioni culturali, creare un tavolo permanente di lavoro tra l'assessorato specifico, quindi alla cultura del comune, queste associazioni culturali, le associazioni di categoria, e calendarizzare tutto l'anno eventi culturali che si svolgano sia a Chieti Alta che a Chieti Bassa, perché chi è di Chieti sa che quando si fanno eventi culturali la città si riempie ed è, come dicevo, un volano economico non solo per i commercianti, per i ristoratori, per gli albergatori e i proprietari di B&B, è per tutta la città. Le faccio questo esempio. Sono capitati l'anno scorso dei forestieri che conoscevo. Ebbene, oltre ad ammirare le bellezze architettoniche della nostra città, che è una città che unisce stili architettonici diversi, è una città prevalentemente umbertina, però ci sono anche altre cose, innamorandosi di questa città, hanno comprato degli appartamenti al centro di Chieti. Ora, se noi facessimo venire stranieri, turisti, oltre che il commercio, potremmo veramente rivitalizzare questa città e riportare anche in positivo il problema demografico, che purtroppo sappiamo che da molti anni è in negativo. Questi eventi culturali, quindi interessando Chieti e Chieti Scalo, contribuiscono a fare di questa città una città unica. Per quanto riguarda Chieti Scalo, quindi la viabilità, un piano regolatore che permetta di far sì che a Chieti Scalo, a Chieti Bassa, ci fossero o ci siano dei luoghi di aggregazione importanti, che venga valorizzato il verde pubblico come anche qui zone di aggregazione. Ma Chieti Scalo, ragazzi miei, ha anche un'altra grossa potenzialità, che è quella rappresentata dalle aree dismesse dell'ex zona industriale e lasciate all'abbandono dal consorzio industriale. Quelle zone, fallito il progetto INTE, per me sono zone utilissime, fertilissime, che possono essere da incubatrici di aziende, piccole o medie che siano, che si rivolgono alla tecnologia avanzata e si agganciano all'automotive della zona e siano importanti per una rivitalizzazione non solo di Chieti, ma anche della cosiddetta area vasta, perché dobbiamo cominciare a pensare e non a chiuderci, non possiamo più chiuderci nel nostro campanilismo, va bene, collinare. Chieti si fonda su un meccanismo di comunicazioni di vasi comunicanti con l'area vasta, e di cui Chieti Bassa è una pedina fondamentale, fondamentale. La domanda di Alfredo D'Alessandro. Più squisitamente politico, è proprio di questi giorni un sondaggio che vede il candidato sindaco del centrodestra Fabrizio Di Stefano, numeri alla mano, in base all'esito di questo sondaggio, vincitore al primo turno di questa, diciamo, di questa competizione elettorale. Lei pensa che il periodo di campagna elettorale che ancora vi separa dal voto possa in qualche maniera produrre un effetto sul risultato che emerge da questo sondaggio? Allora, la mia risposta alla sua domanda è molto personale, ovvero sia, io non credo più ai sondaggi oramai da molti anni. Se dovessi credere al sondaggio che ieri era in circolazione sui social, direi questo: appena finita la trasmissione chiuderei le mie sedi elettorali di Chieti e Chieti Scalo
e mi risparmierei qualche migliaio di euro in queste 2 settimane e probabilmente domani me ne andrei al mare. Andiamo avanti, Giuseppe. Sì, lei ha già toccato molti temi, quello della, di appunto come riunire la parte alta e la parte bassa della città, come rivalorizzarla anche dal punto di vista culturale, ma soprattutto è da un po' che penso a quello che ha detto all'inizio di questa trasmissione, raccontandoci anche la sua esperienza da medico, di questioni umane, quotidiane, molto molto importanti e che quindi secondo me meritano un fondamento discorsivo maggiore, perché in una sinistra sempre più centrista, lei si rivendica l'essere di sinistra, me l'ha detto anche qualche volta che l'ho intervistata, e quindi è chiaro questa sua sensibilità alle tematiche di welfare, diciamo, ma nel concreto in che modo il sindaco, e qui mi ricollego anche a quel che diceva il cittadino, in che modo il sindaco può creare benessere, può creare lavoro? Allora, per quanto riguarda il benessere alle persone, lo può fare innanzitutto invertendo completamente la rotta della precedente amministrazione su quello che è il sostegno proprio alle fasce vulnerabili. Prima, all'inizio io parlavo, gli assegni di cura per i disabili, questi sono fondi regionali, arrivano al comune, il comune non deve far altro che passarli a chi ne ha bisogno. I fondi per il sociale ci sono. Quindi io non posso come sindaco, per fare cassa o per chiudere qualche buco, tagliare la scuola bus sapendo di mettere in serie difficoltà. Io ho anche figli con bambini in età scolare che stanno in difficoltà, sono rimasti in difficoltà. Perché lei pensi a una mamma e un padre che lavorano e che alle 8 di mattina devono prendere servizio a un ospedale, ad un ufficio, e hanno l'incompensa di dover portare anche i figli a scuola quando un mese prima c'era chi pensava a farlo. Quindi non è una stupidaggine, dice vabbè, io tolgo scuola bus, che cosa vuoi che sia, la cittadinanza non se ne accorgerà neanche, ma non è così. Chiudi 3 asili su 4, per quale motivo? Chiudi dei centri per l'aggregazione di persone anziane, confinandole a casa, facendole muovere di meno, quindi creando un peggioramento anche delle loro condizioni fisiche e soprattutto anche psichiche. L'anziano che non si confronta, che non socializza, se ha un background favorevole per un declino cognitivo, tu glielo acceleri. I dati statistici sono alla mano. Quindi io ribalterò questa situazione per il semplice fatto che i fondi ci sono e sono, come dicevo prima, inalienabili. Quindi io non devo mettermeli in tasca, li devo usare per quel problema. Ci questo sono anche per l'edilizia popolare? Allora, per l'edilizia popolare ci saranno e quando ho parlato di settore delle politiche europee, intendevo che l'intercettazione dei fondi europei, nazionali ed europei, è fondamentale per questo scopo. Cioè dobbiamo capire dove prendere i soldi, sapere quello che vogliamo fare e dove prendere i soldi. Ma sicuramente ci stanno. Il problema è quello di vedere come fare a ripianare i debiti esistenti. Questo è il fatto. Però ce la faccio. Io sono sempre ottimista, nessuno scalfirà il mio ottimismo, perché è un ottimismo non di facciata ma di sostanza. Quando lei parlava prima di sinistra, ebbene sì, io rivendico di esserlo,
perché ci sono dei principi assolutamente non derogabili, che è quello della solidarietà umana, della inclusività e della sussidiarietà, ai quali un amministratore non può fare a meno se vuole amministrare bene la città. Devo togliere di tasca mia dei soldi per fare una cosa? Lo farò. Ma sicuramente l'obiettivo del benessere dei miei cittadini è quello che mi spinge a metterci la faccia in questa partita. Alfredo, a proposito di servizi ai cittadini, come vede il futuro delle due società partecipate del Comune, Chieti Solidale e Teate Servizi? Allora, faccio premessa che io sono e sarò sempre dalla parte dei lavoratori, sempre. Quindi per Chieti Solidale ho intenzione di creare un ufficio delle risorse umane e un centro di formazione, perché gli operatori di Chieti Solidale, il cui lavoro, la cui opera è estremamente difficile ma chirurgicamente sensibile nella società di Chieti, e me ne hanno ampiamente parlato, sapete che c'è una operatrice, Valentina De Luca, che è mia candidata e mi ha detto delle situazioni veramente incredibili. Quindi un ufficio delle risorse umane, un settore per la formazione permanente di questo personale, che deve essere attivo e competente sulla città. Per Teate Servizi dico soltanto una cosa: finiranno i contratti a tempo determinato. Chi dovrà fare concorsi, se si dovranno fare ancora concorsi o quant'altro, si faranno, perché tutti i lavoratori della Teate Servizi dovranno essere tranquilli con un lavoro a tempo indeterminato per migliorare la loro situazione familiare e per migliorare la qualità del servizio a cui sono chiamati. Mi inserisco su questo tema, perché lei è stato in consiglio comunale, quindi ne sa sicuramente più di me, però più volte la passata amministrazione, quella uscente, quella di prima, ha utilizzato il tema del fisco, delle tasse e della riscossione come, diciamo, motivazione per cui venivano tagliati determinati servizi di cui lei ha parlato. Di prima più volte ha detto c'è un grande problema di evasione a Chieti. Ecco, da questo punto di vista come intende intervenire? Ma guardi, c'è un problema di evasione, ma non è grandissimo, non è grandissimo. E secondo me, adesso però non so, non è il momento sinceramente di fare polemiche inutili, perché dobbiamo guardare avanti. E i motivi per cui non ci sono soldi sono tanti. Si sono sprecati in tanti rivoli e si è cercato di fare tante manovre anche assurde. Io ricordo la battaglia che abbiamo fatto come minoranza per non far vendere la farmacia comunale, che sappiamo che le farmacie comunali sono la fonte di reddito maggiore per il comune. Privatizzare quella farmacia avrebbe significato solamente avere un riscontro di cassa immediato, probabilmente neanche fantasmagorico, e la perdita negli anni successivi non solo di materiale umano, di persone, ma anche di introiti certi. Teate Servizi si fonda prevalentemente sulla riscossione dei tributi. È anche vero che ci sono attività che il Comune ha accollato a Teate Servizi, delle attività economicamente non produttive. Faccio soltanto l'esempio della gestione dei parcheggi a raso. Lo dai a un'altra agenzia, lo dai a un'altra. A un altro settore e vai avanti. Cioè, quando in una casa
c'è da aggiustare qualcosa, parti dall'aggiustare le cose più importanti, non so se rendo l'idea, insomma, questo è il discorso. Comunque mi pare di capire che lei ha intenzione un po' di riorganizzare anche questo assolutamente, settore. Assolutamente, assolutamente, sì, sì, si organizza tutto, però non è quella cosa incredibilmente negativa come la si vuol far vedere, insomma. Perfetto, siamo quasi in conclusione, mancano 5 minuti, quindi chiedo al prossimo giro di domande a Ferrara delle risposte molto rapide. Alfredo D'Alessandro. Qual è la sua ricetta per rilanciare il commercio in centro storico, visto che ha parlato di tante vetrine, diciamo, sì, tristemente spente? Allora, riporto l'esperienza del sindaco di Pesaro, che venne a trovarci nel mese di febbraio nel corso di un workshop e il quale ha applicato la politica della detassazione. In pratica si va incontro a dei miglioramenti fiscali per i commercianti oppure anche alla diminuzione del canone di affitto. Se il commerciante è affittuario, quindi si può fare per esempio una riduzione della Tari per 5 anni, ma non solo a chi inizia la sua attività commerciale, ma anche e soprattutto per chi già ce l'ha, perché bisogna appunto rivitalizzare il commercio. Tenga presente che il commercio si rivitalizza anche per quelle promozioni culturali di cui le parlavo e anche per il decoro della città, per il decoro della città. E con il decoro della città, una città bella, pulita, accogliente, ricca, fa sì che tutti ne possano godere. Giuseppe, rapidissimo. Chieti si rende celebre in Abruzzo e non solo anche per i traguardi sportivi che consegue, anche e soprattutto per i dignitosissimi sport minori, come sono usualmente chiamati. In che modo, fosse eletto sindaco, intende sostenere chi ha continuato a fare sport in questa città? Allora, sicuramente creando una cittadella dello sport. Abbiamo in programma dentro il nuovo piano regolatore che stiamo come gruppo approntando per poi eventualmente farlo diventare operativo al momento dell'ingresso in amministrazione. Sappiate che l'ultimo piano regolatore è fermo al 1970, quindi non viene assolutamente incontro alle mutate esigenze sociali ed economiche della città. Ebbene, dicevo che in questo piano regolatore abbiamo previsto una cittadella dello sport che sarà approntata allo stadio Santa Filomena e nelle vicinanze, e rimetteremo in ristrutturazione i vari centri sportivi disseminati nella nostra città, per il semplice motivo che lo sport è sia motivo di benessere fisico, non solo per i ragazzi ma anche per i meno giovani. Anch'io vado in palestra, anche se non sembra, però mi picco di essere in palestra perché mi impongo un habitus salutistico di vita, ma anche perché lo sport, ovviamente, come sappiamo tutti, abbiamo sempre detto, tiene lontano da altre cose. Quindi la nostra attenzione allo sport sarà massima. Allora, prego Ferrara di avvicinarsi alla lavagna. Abbiamo scritto precedentemente qual è la sua prima... Prego, da questa Grazie. Parte. Qual è la sua prima attività, primo impegno da sindaco? Credo che non abbia bisogno di molte spiegazioni, creare opportunità di lavoro, ne abbiamo parlato nel corso. Adesso può firmare ufficialmente questo suo impegno, prego. Ecco qui.
quindi impegno preso con i cittadini di Chieti, può riaccomodarsi sulla sua poltrona, siamo veramente in chiusura, le chiedo l'appello al voto, guardi in camera, una quarantina di secondi, prego. Allora, invito i cittadini a votare me e la mia coalizione, perché riteniamo di essere l'unica vera alternativa a altre coalizioni che hanno diciamo a loro, nel loro interno sia vecchi amministratori delle vecchie amministrazioni e sia gruppi politici che apparentemente sarebbero come il diavolo e l'acqua santa dentro e quindi non si capisce bene come facciano a stare insieme. Noi siamo un'unica famiglia, siamo coesi non abbiamo timore di parlare delle nostre aspirazioni e delle nostre posizioni politiche. Sappiamo, ma questo lo dicono tutti, che faremo il bene per questa città, noi ci metteremo qualcosa di più, che è il nostro amore e il nostro impegno. Perfetto, grazie allora Diego Ferrara per essere stato con noi, io ringrazio anche Alfredo D'Alessandro del Messaggero, grazie Alfredo, e Giuseppe Dintino, il nostro Giuseppe Dintino, per aver rivolto le domande a Ferrara. Prima di salutarci, mi corre l'obbligo di ringraziare in regia Maurizio Daguì per la telecamera in studio Gaetano Tereo, la telecamera Steadicam per la clip bellissima che avete visto ad inizio di tutte le puntate di Palazzo De Maio, Loris Bennato, per l'ottimizzazione Mauro Di Pietro e Michele D'Angelo e chiaramente tutto lo staff di Palazzo De Maio che si è messo a disposizione e ci ha consentito queste puntate. L'appello del candidato per ora termina qui, vedremo se si andrà al ballottaggio, ci sarà un tempo supplementare, un match di ritorno insomma per scegliere il sindaco, vedremo come andrà nelle urne. Da parte mia vi auguro davvero una buona serata.